negozio di alimentari in piazza 8 Agosto a Bologna è stato chiuso per un mese per aver venduto diverse bottiglie di superalcolici a 7 minorenni, uno dei quali finito poco dopo in coma etilico. A sospendere la licenza all'esercizio la questura. Sabato sera un gruppetto di 16enni vi aveva infatti acquistato vodka e altre bevande, il tutto senza che i due gestori, originari del Bangladesh, chiedessero ai giovani i documenti di identità. Raggiunta via Petroni, piena zona universitaria, uno dei minori ha accusato un malore ed è stato soccorso dal 118. Chi esercita una certa attività deve avere buonsenso e senso di equilibrio, anche perché l'esercizio di attività commerciale comunque comporta anche determinate responsabilità. Il tema della prevenzione contro le degenerazioni della movida nelle aree ad alta concentrazione di locali è stata al centro anche del primo di tre incontri dell'amministrazione con osti e baristi. Il primo ha riguardato proprio via Petroni. La decisione è che ci saranno più street tutor, figure previste da una legge regionale, pagate dai locali per segnalare risse o situazioni di rischio per l'ordine pubblico. Il comune di Bologna ci metterà 25.000 euro in attesa che anche la regione continui. Sono titolati a stare sullo spazio pubblico, a osservare e a fare mediazione, cioè a interloquire con le persone per orientare i comportamenti.